i musicisti di Suonar Lontano che hanno aperto questa serata, che sarà una serata piena di magie. Perché? Perché i lupi sono scesi in città. Che c'entrano i lupi? Michele, Giosno, non so più come chiamarti. Come stai messo a mito? A mito sto messo abbastanza bene. Avevo un mito una volta. No! Sì. Allora, noi siamo nel luogo del mito, perché lo Sferisterio è il luogo della lirica, il tempio della lirica. È un luogo meraviglioso e la lirica è il luogo del mito a sua volta, perché è nata con il mito, è nata con Orfeo e Euridice. Allora, non sembrerà strano tornare al mito, ma un mito tutto particolare con il prossimo gruppo. È un mito pagano, è un mito che fa un po' riferimento a quello che per noi è stato sempre un mondo di ispirazione. Eh sì. Un mondo appunto che si basa sulla montagna, sul rapporto con la natura, un mondo che rappresenta l'anima del festival, che è un festival campestre. Non per recente moda, ma per storica vocazione. Per storica e annosa vocazione, annosa direi. Vocazione. Il gruppo si chiama Emian Pagan Folk. Vengono dalla Campania, hanno vinto la prima edizione dello European Celtic Contest, che da 7 anni organizziamo all'interno del Montelago Celtic Festival, e sono stati eletti miglior gruppo accreditato al 26esima edizione del Ferrara Basket Festival. I nostri secondi ospiti, che siamo felicissimi di introdurvi, vi faranno entrare in un mondo antico, candido come la neve non calpestata. In un viaggio tra cornamuse, ghironde, arpa celtica e fiati, lo Sferisterio diventerà di colpo ancora più magico. Allora, arpa celtica e voce, Anna Cefalo. Ed un grandissimo applauso per un vero ricercatore della musica contemporanea, Emilio Cozza.
Grazie.
girata!